Ciao, buongiorno! Anche oggi sono qui in vostra compagnia per raccontarvi e mostrarvi quali sono i miei top Amazon del momento. Sono una decina più o meno. E se il video ti interessa, ti invito a seguirlo dopo la sigla. Partiamo dai capisaldi o dalle novità scoperte un po' più recenti? Dai, partiamo dalle novità scoperte più recenti. Ho scoperto su Amazon, ma lo troverete penso anche nei negozi, tipo non so, Sephora. Vi avevo detto tempo fa che questo brand non mi incuriosiva più di tanto, invece poi ho iniziato a provare il siero al collagene col quale mi trovo benissimo. Sto parlando di Yankee List. È un brand low cost, un po' come The Ordinary. Devo dire che mi è più simpatico forse degli Yankee List, non so perché, fa prodotti, non lo so, devo un po' approfondire meglio la conoscenza, però mi ispira più fiducia, più simpatia eccetera. In questo caso vi parlo di un prodotto che utilizzo già da poco, non tantissimo, che è un cleansing balm. Questo è formulato per tutti i tipi di pelle. Non so se l'avete già visto in giro, l'avete proprio. Mamma mia, cosa sta succedendo? Code su code. Va bene. Ideale per le pelli normali, le pelli sensibili e cosa dice poi? Che rimuove il make-up, ovviamente. È un bellissimo cleansing balm che ha un costo piccolissimo. Vi lascio tutto qua nell'info box. Da utilizzare per me alla sera, ovvio, perché per la doppia detersione. Allora, quando fuoriesce è denso, no? Bello corposo. Poi, una volta che lo andate a massaggiare, oltre a rimuovere molto bene il make-up, si scioglie ovviamente e diventa un latte. Stupendo, mi piace da morire, quindi se ve lo volete annotare, segnatevelo se lo vedete in giro in qualche negozio, ma tipo appunto da Sephora dovrebbero averlo, credo, però non lo so, altrimenti online su Amazon lo trovate. Davvero un bel prodotto, sono 150 ml, mi ha davvero colpito, sorpreso e quindi ve lo suggerisco. Dopodiché arriviamo a un brand. Cioè, un brand, sì, è Amazon praticamente, quindi non so se l'avete visto. Ogni tanto bazzico su Amazon per curioso e ho scoperto che Amazon ha creato una linea che si chiama, vi farò magari scorrere qualche immagine, Amazon Aware, che è davvero interessante. Ho provato alcuni prodotti. Sono prodotti certificati a emissioni zero, ok? Quindi andiamo sempre più, anche qui meno male, verso una consapevolezza maggiore e quindi verso prodotti più sostenibili. Troverete una vasta gamma di prodotti, non solo beauty, ma vedrete anche abbigliamento, prodotti per la casa. I prodotti beauty sono privi di sostanze chimiche. Mentre quelli che per quanto riguarda l'abbigliamento, che prima o poi proverò, sono materiali riciclati. Quindi questa cosa devo dire che mi è piaciuta molto e quindi ho voluto provare, sperimentare alcuni prodotti. Ho comprato questo tonico, bellissimo il packaging in alluminio. E allora, questo non si vaporizza, non so se, cioè, sembra, ma in realtà non è un va non vaporizza esattamente. Quindi il prodotto dovete inserirlo all'interno del palmo della mano. Ecco, questo tonico si chiama Anti-Aging Daily Face Toner con acido ialuronico vegano. Ve lo faccio vedere più da vicino. Eccolo qua. Sono tutti prodotti certificati, come vi dicevo. In questo caso abbiamo la certificazione, com'è che si chiama? Ecolabel. Dovrei mettermi bene gli occhiali per vedere meglio, che come al solito. Ok, sì, Ecolabel, esatto. E sono molto interessanti. Ecco, io li sto provando e ve ne volevo appunto parlare e sapere se anche voi li avete già provati, li avete già scoperti, perché penso che sia una cosa recente. Ho provato e ho acquistato anche il Brightening Face Serum.
Questo che sempre con naturale, questi derivati di vitamina C, proprio per essere precisi, sono due confezioni da 40 ml. Vi arrivano così, ve lo faccio vedere, sempre in alluminio, giusto? Aspettate perché ogni tanto mi vengono poi dei dubbi. Sì, direi di sì. E io cosa ho fatto per rendere ovviamente l'utilizzo più pratico? Ok. Ho inserito una pipetta, tanto questa era di un vecchio siero, che io sapete che tengo i miei top, questo è quello di Natures, all'acido ialuronico vecchissimo, poi io li lavo, ovviamente li conservo e vedete che poi mi possono anche riservire, anche perché l'apertura è abbastanza grande, quindi tutti i sieri che avevo non andavano bene, lui sì, per fortuna. Quindi semplicemente faccio così, lo prelevo oppure potete anche far così, ovvio che sfregate un po' di più il prodotto e devo dire che mi ha sorpreso anche questo siero, quindi lo sto provando, sono prime impressioni, quindi insomma ne riparleremo, magari ve ne riparlo in un video o first impressions o amore a primo utilizzo e magari lo proviamo, cioè vi faccio proprio vedere tutto, ecco. Bello, poi ho preso un prodotto che io non avevo visto che c'era scritto una cosa, ma lo sto utilizzando ugualmente. Ditemi se sbaglio, no, sbaglio, sì. Perché c'era scritto: ma chi l'aveva visto? For men. Boh, infatti, io ho detto Antonio, se lo vuoi utilizzare tu. Anti-aging peptide face and eye serum. Quindi con organic raspberry estratto. E vitamina C derivata, lo faccio rivedere. Hanno prezzi molto contenuti e vi arriva sempre con il tappino in questo modo, sempre così, solito. E poi a fianco, sempre nella confezione, ve lo danno loro direttamente questo, la pipetta, diciamo, no? Questo si utilizza sia per il viso e sia per il contorno occhi. Trovo uno che sia ottima questa cosa. Ora, il fatto che c'è scritto che ci sia scritto For Men mi ha un po' no, cioè, non l'avevo proprio notato. Strano perché io guardo tutto, niente, mi sono sbagliata. Cosa dite? Lo faccio utilizzare ad Antonio? Io lo trovo perfetto anche per quanto mi riguarda. Comunque, vediamo. Fatemi sapere voi. Mi piace molto. È una formula in gel molto fresca, molto leggera. Si assorbe subito sia per il contorno occhi picchiettato e sia sul viso. È un prodotto che secondo me potrebbe piacere agli uomini. Assolutamente sì, perché è leggero, fresco, si assorbe. Non dovete massaggiare eccessivamente. Ok, andiamo avanti. Altra novità, diciamo, scoperta del momento. Vabbè, questi sono diventati virali, un po' con TikTok, e sono questi cerchietti bellissimi. Io li ho visti, mi sembra, per la prima volta su Flavia di Eteria Cosmesi, che ce l'ha sempre, infatti. E sono bellissimi. Io ho preso questi su Amazon, questo, scusate, poi ci sono altri colori, ho preso rosso perché, ovviamente. Sono artigianali. Della bottega, vi faccio vedere, vi arrivano proprio, quindi anche eventualmente da regalare o da regalarsi come nel mio caso, Bottega della Principessa. C'è proprio anche un sito, spero si veda il nome. Vabbè, comunque vi lascio tutto qua sotto e hanno anche il sito loro. Allora, sono in velluto, cioè di una qualità incredibile. Vorrei che foste qui per sentirlo. Ed è proprio la bottega della principessa, scusate, che si occupano proprio di creare articoli di questo tipo, molto interessante. E quindi insomma vi segnalo tutto qua sotto, sia il link su Amazon e anche il loro sito online, perché secondo me merita. E me lo vedrete prestissimo in un video. Io l'ho già utilizzato, ma lo vedrete in un video. Poi andiamo avanti. Capisaldi sono loro. Allora, Basiel, devo provare ancora la Essence, giusto? Cioè, no, devo ancora acquistarla in realtà, perché
perché voglio terminarne almeno due o tre. Ecco, cioè ho sempre questa, no? Dico così le termine, ne posso comprare una. Cerco un po' di fare acquisti di questo tipo, ci provo almeno. Comunque, Hydra Barrier Chica Foam Cleanser, una delle migliori in assoluto mai provate in vita mia. Cioè, fatemi sapere se l'avete provata perché io sono pazza. Infatti, vedete, ne ho ancora, perché no, posso ricomprarla perché costa 16,90 forse, ma non è ancora parecchia. È veramente una crema detergente. Qui viene insomma una mousse detergente molto delicata, soffice, vi lascia la pelle morbida, idratata, radiosa, bellissima, 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 bellissima. E attivi super. Non c'è niente da dire, proverò al più presto la Essence, così come lui, Cosrx, si può trovare, è un brand coreano su altri siti, ma anche ad esempio su Zalando, ad esempio, beh, nei negozi no, perché io non ho mai visto Cosrx da nessuna parte, online sui vari siti, scusate, coreani, quindi ne so, Stylevana, YesStyle, ma ce ne sono tantissimi. Io però l'ho trovato su Amazon a un prezzo eccezionale e anche di questo sono follemente innamorata. Sto parlando del Triple Hyaluronic Moisture Ampoule, che vi dico sempre, gli acidi ialuronici penso di averne provati tantissimi, non voglio esagerare, non vi dico nessun numero, ma io il feeling che provo, che sento con questo prodotto, difficilmente, ecco, ho avuto questa sensazione sulla pelle, anche a lunga durata, intendo dire, non subito appena applicato, proprio anche nei giorni successivi, proprio la pelle è diversa, è più bella, e anche questo me lo sto un po' centellinando, un po' perché voglio finirne altre, sono sincera. Ma non perché, ma così ne ho altri aperti, li voglio smaltire, quindi ogni tanto lo utilizzo e poi cerco di terminare quello di L'Oreal, di cui vi ho fatto pillole di bellezza, e quello di Clinians. Ho questi due che sto ultimando all'acido ialuronico, quindi mi sto un po' più impegnando su quello, ma questo rimane proprio al numero uno, assolutamente. Poi non posso non citarvi, ma proprio non posso, questo duo pazzesco che so che avete comprato in tantissimi e spero che vi siate trovate bene, per i contorno occhi, perché la zona periculare è importantissima. Sto parlando di IMIM e è un siero contorno occhi e la crema contorno occhi. Il siero contorno occhi mi ha sorpreso ancora di più della crema, perché in genere i sieri contorno occhi, a parte quello nuovo di Labcare, ma quello vabbè, non concorre in questo video. Sono spesso un po', no? Non è che mi hanno dato grandi, a volte, grandi soddisfazioni. Invece questo, tantissimo. Ha un sacco di estratti, tra cui ovviamente l'acido ialuronico, quindi idrata, leviga tantissimo la zona periculare, quindi rimpolpa, rivitalizza, contrastando l'invecchiamento, e devo dire che mi piacciono da morire. Vi arrivano a casa in questo pack, potete ovviamente anche eventualmente regalare, bellissimo, un brand che veramente è stata una scoperta incredibile. Questi prodotti me li hanno inviati loro, no, ci tengo sempre a precisarlo, ma a parte che lo sapete se mi seguite, però le ricomprerei a occhi chiusi, così come la crema colle décolleté. Sapete che io ho il décolleté un pochino segnato, che però ogni volta che mi vede l'estetista mi dice: ma va sempre meglio, ma cosa stai usando? Lei, questa è la migliore che io ho provato finora. Ne ho altre, ecco, vi voglio fare anche un video, vi dico sempre che voglio fare un video su, vabbè, oltre alle mani, come curo le mani, ma anche il colle décolleté, perché sono quelle zone a cui a volte non diamo la giusta importanza. Questa ha un'azione nutriente, proprio va a nutrire. Quindi io cosa faccio? Poi ve lo racconterò meglio nel video, magari ve lo faccio addirittura vedere. Uscita dalla doccia, pelle umida, acido
acido ialuronico, quindi come lo metto qui? Lo metto qui, quindi collo e décolleté. Dopodiché applico lei, quindi crema collo e décolleté, pazzesca, proprio una bella azione nutriente, faccio un bel massaggio così, no? In questo modo. Fantastico, vi lascio tutti i link qua sotto in modo da averli tutti a disposizione e direi che vi ho parlato di tutti i prodotti di cui vi volevo parlare. Sì, mi sto guardando un po' intorno e fatemi sapere un po' la vostra qua sotto se li avete provati, se vi hanno incuriosito. Scambiamoci un po' i vari feedback che poi sono fondamentali, cioè io ho creato questo canale per la condivisione. Ma anche per il rapporto con voi, quindi anche voi suggeritemi alcuni brand oppure mi date il vostro feedback fondamentale. Grazie di tutto come sempre, un bacio e al prossimo video. Ciao!